importanti teatri più bollati di tutta Europa. In età avanzata, Memo si era ritirato dalle scene, ma aveva continuato ad insegnare, con ottimi risultati didattici, nella sua cittadina, Norcia.
La gente del villaggio non sopportava più quel gracchiare perenne. Enrico, così si chiamava il Caruso degli Usignoli, fu ingaggiato da tutti gli abitanti del villaggio con un cachet di 300 vermiglie ed un chilo di semenze varie. Il maestro Enrico si impegnò affinché la cornacchia potesse imparare.